Oggi impariamo il funk attraverso Treasure di Bruno Mars. Ciao a tutti e bentornati! Visto che vi è piaciuta particolarmente la canzone che ho proposto per imparare il funk nel video scorso, si tratta di Get Lucky di Daft Punk, potete trovare qui sopra nella scheda che viene in sovraimpressione il video scorso per chi se lo fosse perso. E quindi ho deciso, attraverso dei suggerimenti, dei commenti, insomma persone che mi hanno scritto in privato, di propormere un'altra di canzone sempre sul funk, e in questo caso ho preso Bruno Mars, appunto Treasure, che è un brano a mio avviso bello, bello anche dal punto di vista ritmico, come insomma tutti i brani funk, ma questo particolarmente. Cominciamo a vedere gli accordi. La struttura della canzone si basa su accordi, su triadi fondamentalmente, poi ci sono anche degli accordi come il La bemolle major 7, quindi con la settima maggiore, che anch'esso lo vediamo in forma di tre note, non è proprio una triade, ma comunque come se fosse una quadriade dove abbiamo omesso la terza. Andiamo a vedere la successione degli accordi. Abbiamo un La bemolle major 7 dove abbiamo omesso la terza, appunto. Secondo accordo è un Si bemolle e poi torniamo di nuovo a La bemolle, in questo caso è La bemolle maggiore. La bemolle major 7 omit 3. Si bemolle, La bemolle. Poi, di nuovo si ritorna su La bemolle major 7, Si bemolle e poi Do minore. Si ribatte Do minore, Si bemolle e poi si riprende il giro. Adesso lo faccio senza l'accompagnamento, quello, lo strumming, quello originale, giusto per farvi vedere come si muovono gli accordi, perché è importante. E poi c'è un discorso di strumming. Dobbiamo sempre mantenere, come ho già detto nel video legato a Get Lucky, bisogna sempre mantenere i sedicesimi in testa. In questo caso non vanno sempre e comunque sulla mano. Nella testa li teniamo, ma sulla mano non dobbiamo colpire tutto, quindi non ci sono così tante ghost note come in Get Lucky. Ma dobbiamo ogni tanto stoppare, lasciare che ci siano anche delle piccole pause. Ok, questo qui è il primo passaggio. Quindi abbiamo... Dopo che abbiamo fatto l'ottavo puntato con il sedicesimo, che sono queste due note, mettiamo la mano per stoppare. E poi suoniamo due ghost note. Ok? Poi ribattiamo e facciamo... E anche qui mettiamo l'ottavo, quando finiamo di nuovo su La bemolle, in questa posizione con questa triade, ancora l'ottavo puntato con il sedicesimo e poi lo stop. C'è sempre dopo lo stop due sedicesimi in ghost note, ci sono sempre due note ghost dopo lo stoppato, quindi la pausa, diciamo così. Ok? Stesso lavoro. Tan, tan. Lo rifaccio. Ok? Ok, la struttura ritmica è sempre la stessa. Una volta imparato il modello, sarà nostra accortezza andare a cercare dove posizionare quali accordi. Quindi ci sono comunque degli obbligati che sono ritmici, che sono ciclici. Stessa cosa vale anche poi per il ritornello. Lo vediamo anche dopo questa parte, quindi ve lo faccio rivedere.
e poi ricomincia di nuovo. Nella parte iniziale qui abbiamo un accordo a tre note, un accordo esteso con la nona e l'undicesima. Ok? A lato pratico potrebbe essere anche visto come un do minore 7, ma bisogna sempre capire cosa al basso c'è. Al basso c'è questo si bemolle, quindi le note che noi andiamo a fare sono delle addizioni rispetto allo stesso accordo. Questo è lo stacco iniziale. Quando lo facciamo nell'intermezzo, dopo la strofa, sarà... Ok, para, 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 para. Ok? Vediamo insieme il ritornello. Il ritornello, gli accordi sono praticamente gli stessi, ma visti in un'altra ottica, un pochino più aperti, un po' con dei rivolti diversi. Di nuovo si ritorna sulla bemolle major 7. Anche qui si bemolle, il passaggio è pressoché lo stesso della strofa, solo che anziché tornare su questa posizione va a prendere un rivolto, quindi diciamo che l'idea è quella di mantenere sempre la struttura armonica, la stessa struttura armonica, ma creando un voicing diverso. Ok, e passa qui su quello che è l'accordo di la bemolle, sempre come potete vedere. Ok, la bemolle alla fine maggiore, perché mette al canto la quinta e mette al basso il do, che è la terza, quindi rimane la triade ma con un rivolto diverso. Ok, quindi qua ribatte lo stesso accordo. Ecco, qua fa un passaggio più veloce, dove al si bemolle ribatte l'altro si bemolle nella posizione che abbiamo visto prima e poi si sposta ancora su do minore e poi torna indietro e riprende di nuovo da capo. Ok, questo è un po' il passaggio, quindi struttura ritmica identica per strofa e ritornello. Gli accordi abbiamo visto che sono la bemolle, poi abbiamo un si bemolle e abbiamo un do minore. E nella parte iniziale abbiamo visto che abbiamo un accordo esteso con la nona e l'undicesima. Come sempre io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video. Spero di aver dato un contributo in più alle vostre lezioni sul funk. E come sempre il video, se vi è piaciuto, un bel like, un commento, magari con altre richieste sullo stesso ambito, anche su altre, iscrizione al gruppo di Facebook che è gratuita, RockerTube lezioni di chitarra moderna, come sempre link nella descrizione. Se qualcuno fosse intenzionato a fare lezioni con me anche a distanza su Skype, può contattarmi direttamente, faccio lezioni su tutto il territorio nazionale. Mi raccomando, ricordatevi la campanella, fondamentale per ricevere le notifiche sui nuovi video. Ci vediamo alla prossima.